Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Calcola il costo della tua manutenzione online. Approfitta della promozione Winter Care. Hai diritto al 15% di sconto su tutti i ricambi utilizzati. E con un solo euro in più avrai diritto a un rimessaggio da numero 1, Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. Amici di Non Solo Mare, siamo allo Yachting Festival di Cani in compagnia di Alessandro Refice e di suo figlio, uno dei due figli, Antonio. L'altro l'abbiamo festeggiato l'altra sera, è diventato maggiorenne due giorni fa e c'era Emanuele che ha festeggiato i 18 anni. Ma noi, qua, festeggiamo anche la presenza di Oro Marino, un'azienda un che ormai si sta affermando anche a livello internazionale. Qua avete portato la linea S, abbiamo l'S, l'S13, l'S11 e l'S9. Tre modelli che stanno dando tanta soddisfazione sia in Italia nel mercato interno ma Devo dire che insomma avete già esportato parecchio in vari paesi, compresa la Francia ovviamente, ma qua avete avuto contatti anche con paesi ben oltre quello che è magari il confine diciamo, dei cugini francesi. Sì, sì, diciamo che abbiamo avuto un po' di contatti tra persone che sono venute dalla Polonia, della Turchia, della Croazia. Tanti contatti abbiamo fatto un po' di pianificazione con, uh, per fare una rete vendita estera abbastanza più ampia. E questo era importante perché era il primo obiettivo di Oromarina, appunto, andare oltre i confini, è già ormai da qualche anno che state partecipando a Saloni Internazionali, avete fatto anche Palma di Maiorca, quindi insomma vi state rivolgendo, state sconfinando quello che era il territorio sul quale avete già raccolto tante soddisfazioni, l'Italia abbia premiato, devo dire, fin da quando era nato il primo Romarin, perché, ecco, diciamo l'altro giorno, siete partiti, come abbiamo sempre detto, da quello che è come sta in mare. Questo Gommoni, tutta la linea S, ma come tutta anche la linea C, nasce proprio nel, 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 nel voler dare una prestazione importante quando si vuole giocare, ma poi anche comfort di navigazione che è, è ancora più importante forse del nodo in più. Diciamo che, lo sai, il nostro motto è sempre la carena abbastanza performante, anche sia per la versione Coupé che per la versione Cabin, uh, stiamo riscontrando un tanto successo per la linea Coupé e da quest'anno abbiamo completato la linea uh, C, che è per la versione Cabin, tu sai che noi abbiamo fatto... Tanti di 9,9 cabin, 850 cabin. Ma come mai avete scelto proprio la, la linea coupé da portare in questa, in questa bellissima manifestazione che è lo Iot Infessionale? Mm, avete fatto questa scelta perché credete che questa sia il layout migliore per questa zona? Ma diciamo che non è. Eh, avevamo chiesto ulteriori spazi già in anticipo alla, alla nostra iscrizione al al salone, però non ci hanno dato la possibilità. Il mi è pieno pieno pieno. Pieno, 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 pieno e penso che è l'infinito qua perché Ma forse neanche un tender ci stava, il tender che fa Antonio. Forse ecco qua ci stava proprio vicino qua un tender. Eh sì, non abbiamo avuto tempo per diciamo Produrlo per portarlo qui al salone. Ecco, ma tra l'altro dovete sapere che Antonio si occupa personalmente ormai da quanti anni sei diventato tu? Ah, cinque da cinque anni. Cinque anni che eh, si occupa di quello che è la produzione del tubolare, quindi non tutti i cantieri che fanno Gommoni hanno internamente la produzione dei tubi, tu ci hai creduto da sempre e hai messo tuo figlio Antonio, non hai messo un, un, un esterno, un dipendente. Diciamo che la manovalanza e la tecnica del tubolare non è che la sanno tutti. È un po', è un po e, ed era giusto fare questa esperienza farla con un membro del, 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 dell'azienda. Sì, un, uno dei punti critici diciamo, dove si rischia di avere problemi è proprio il tubolare. Quindi il tubolare lo seguite direttamente voi, te insieme a tuo figlio Antonio, e quindi vi, vi sentite anche più tranquilli. No, ma diciamo che parte della cantieristica si rivolge a terzi per fare tubi, eh, rifiniture, montaggi e quant'altro. Noi facciamo tutto interno sia la vetrovesina che abbiamo la zona di Castelvottunno a Caserta, che facciamo tutta la produzione della vetrovesina, tutto in casa e avevamo scelto di eh, completare l'azienda facendo eh, sì il che reparto il, il reparto dei tubolari che... Eh, con un po' di fatica pian piano pian piano pian piano Antonio è diventato senza nemmeno dirgli quello che deve fare, sa lui benissimamente di cosa si deve fare, io ci scelgo i colori, lui si fa l'ordine e completa l'operazione di eh, la produzione e a metterlo in sella. Questo ti permette anche poi di essere originale, magari nel trovare in futuro forme particolari, quindi adattare il tubo a quello che saranno le layout che magari cambieranno nel tempo. Ecco, il fatto di poter gestire tutto in casa e di farlo tu ti permette anche di giocare un pochino con la vena artistica. Cerchiamo di giocare, quindi anche se in futuro dovremo fare un modello diverso da, dal copere dalla mia cabin, quindi cerchiamo sempre di adattare e imparare nuove strategie, nuove forme. E questo è importante per un'azienda che è relativamente giovane, ormai... Gli anni sono passati anche per Oro Marim, abbiamo superato il decennio, quindi ormai siamo, siamo entrati nel secondo decennio, però qua ci sono cantieri che esistono da quasi mezzo secolo, quindi insomma per, per, rispetto a loro siete ancora giovani. Ma diciamo che noi ci sentiamo ancora giovani, Soprattutto sia... nella scelta poi di questi layout che piacciono molto ai giovani. Quindi... Siamo alla ricerca di nuove innovazioni, ogni anno facciamo dei modelli nuovi, facciamo nuove ricerche, nuove cose. Pian piano tu lo sai. Che ci siamo fatti spazi da soli, non è che siamo tornati pian piano con un 650 con un 780, che sono i battelli nostri che sono quelli là che. Diciamo, facciamo crescere il cliente dal 650 al 780, dal 780 al 9 e così via da portare. Noi abbiamo messo a mare un comune quest'anno con gli FTP, con le eliche di superficie, un 50. È un altro segmento, però noi ci perfezioniamo prima su questi qua e poi, Riprendiamo di nuovo il discorso del 50 perché oggi ci sentiamo all'altezza di combattere fino dal 6 metri, dal tende al 13 metri. Poi pian piano, pian piano riusciamo a perfezionarci anche sul, sulla linea un po' più grande perché il nostro obiettivo è quello di portare un comune fino a 20 metri. Insomma questo è quello che sarà il futuro di Oromarin, quindi avete già capito che il presente è quello che state vedendo con immagini importanti di gommoni bellissimi che piacciono tantissimo proprio perché c'è l'impronta anche giovanile, quindi nella scelta di alcuni colori, nell'arredamento, nella scelta delle tapezzerie subentra anche ovviamente... L'occhio di Antonio, l'occhio di Emanuele, che sono ragazzi giovani ma che vivono il mare ormai da. Diciamo che Emanuele adesso ha quasi terminato la scuola. Penso che da quest'anno lui vuole andare in produzione per, tra la retrovesina, il design e quant'altro. Diciamo che... Sto cercando di fare il biglietto per la pensione. Quindi Alessandro non lascerà così presto le redini perché ci ha creduto da quando l'ho conosciuto, da quando ha fatto nascere Oromarin, continua a essere presente in tutte le, ovviamente, le fasi, compresa la fase di Antonio, dove papà comunque è sempre lì. No? Perché sì, non è, che ti... è sempre lì a, a, dare, a darmi anche lo stimolo. Figlie, quindi a farmi vedere tante cose non è mai contento eh, non è, no, non è mai contento no, però ovviamente come un padre non può dare via libera al figlio quindi deve sempre cercare di far vedere il difetto e quindi di imparare nuove cose e quindi man mano il lavoro da fare questa è la filosofia con cui Alessandro ha fatto nascere Romarin i figli avete visto ormai nel frattempo dieci anni fa erano piccolini perché dieci anni fa erano dei ragazzetti eh. aveva 11 anni adesso ne ha 21 Manuel ne aveva 8 siamo bellissimo in... questo vedere la famiglia che cresce insieme all'azienda 12 anni perché ho ancora questa mentalità dei 10 anni sono passati 12 anni è un bambinetto eh, anche io è un bambinetto anche io ero un ragazzetto che adesso è ancora giovane Alessandro ne avrà tante di cose da portare nuove novità su quello che sono le linee Auromarina. avete visto qua c'è tutta la linea, la linea coupé, però esiste la linea cabinata insomma sono, poi c'è il 50 e cresceranno anche come dimensione insomma davvero in... andate a documentarvi perché trovate tutto nel sito il sito, tutto aggiornato, tutte le news e tutte le prossime novità, perché ci saranno delle novità che stiamo progettando anche di nuovo come Vallotto e 50 Cabin, stiamo progettando un C29 che va sulla, sulla, sul segmento del, del S9. Come l'S9 ci sta il C29, l'S11 c'è il C35. Le 13 il C38. E allora venite al Salonautico di Genova perché qua siamo a Cannes per lo Yachting Festival, ma tra dieci giorni inizierà il 22 settembre fino al 27, saremo tutti a Salenautico di Genova. Dopo Genova cerchiamo di chiudere un accordo a Brindisi con. Uh... Tra l'altro lo vedo passare, c'è Giuseppe sì, Meo, sì. il presidente. Con Giuseppe Meo che dobbiamo chiudere questo accordo per fare la fiera a Brindisi e vediamo un attimo. Quel come... versante che è l'Adriatico. Sì, sì, ma diciamo che noi già siamo presenti sull'Adriatico, eh, in Croazia e quant'altro e logicamente ci sono anche i nostri venditori che ci appoggeranno a Brindisi che sta diventando una fiera man mano che cresce sempre di più. Quindi quello sarà a metà ottobre, sarà dal 12 ottobre prima. L'appuntamento istituzionale a Genova dal 22 al 27 settembre, ci sarai tu, ci sarà tutta la famiglia Alessandro. Sì, 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 Antonio Emanuele. Anche chi vuole avvicinarsi per fare due chiacchiere, ecco, l'appuntamento sarà Salone di Casa. Salone di Genova. E allora complimenti ad Alessandro, Grazie. complimenti a Antonio e riportiamo ancora gli auguri a Emanuele che è entrato a far parte degli adulti. Gli adulti, degli adulti, speriamo. Bene, fate sempre i complimenti, ciao, ciao Alessandro, ciao Antonio. Amici di Non Solo Mare, Yachting in Festival di Can, ci troviamo a bordo di quello che oggi è una delle barche più vendute in Casa Fiord, il 38, con c'è Andrea Trevisan, Maring Group. Ricordiamo Andrea che Marine Group è Fjord ma è anche ovviamente tutta la linea Princess che sta esattamente dall'altra parte dove ci troviamo in questo momento, è la zona appunto dedicata a questa tipologia di barca. Fjord un brand che ormai tutti conoscono, che ha dato tanta soddisfazione a molte persone che già la posseggono, tanti però si stanno avvicinando anche per il primo acquisto, questo potrebbe essere considerato un po' l'entry level di casa Fjord. Sì, questo qui è il modello 38 eh, con i motori entro bordo in questo caso, si può avere anche con i motori fuori bordo, è un day cruiser puro con una piccola gabina eventualmente per la notte, un bel bagno comodo e tanta zona prendisole. sole. Quello che colpisce è la libertà di movimento, già salendo dalla plancia, in questo caso essendo la versione entro fuori bordo, la plancia è davvero immensa con eh, questa sensazione di avere anche una spiaggia, una spiaggia vera e propria, con tutti questi passaggi tutto quasi su un piano solo. Beh, eh, è la barca del momento e Fiord devo dire che è stata un po' la prepista di questa tipologia di barca. Sì, diciamo che adesso qui vedi che ce ne sono, ce ne sono veramente tante quali. il termine e... scoppiazzato, però no, diciamo dai. che ha fatto tendenza. Ha fatto tendenza come, come, come il walk around come tipo di barca comoda, eh, però tu sai come naviga Fiord perché l'hai visto, sei stato in barca con me al Salone di Genova l'altro anno e insomma. Naviga molto bene, siamo contenti ed ha ecco, un grande il rischio successo, con sì. questo layout è proprio quello di magari dimenticarsi che poi la barca deve anche navigare questo appartiene a Fiord, appartiene a Prince, sono tutte e due brand che io so che la famiglia Cesano quando sceglie un brand, la prima cosa per loro la barca deve essere barca. Certo, la barca deve navigare bene e deve essere comoda e deve fare felice l'armatore. Direi che l'armatore per essere un entry level potrebbe davvero sentirsi sulla, sulla luna anche su Marte perché è una barca che dà anche quel senso di prestigio, di importanza, per essere, ricordo, la più piccola di Casa Fiord, ha ah, la sensazione di essere su una barca anche molto più importante. Sì, diciamo che è curata anche molto nei dettagli la barca, sembra eh, così, diciamo, minimalista, ma se si presta la giusta attenzione ci si accorge dei dettagli veri e della solidità soprattutto dell'imbarcazione. E questo è importante, ovviamente lì c'è la novità, la novità presentata anche a Genova, c'è il 41XL, beh, lì cominciamo a salire su una barca che fa del suo punto di forza probabilmente rispetto al 38, beh, lì si comincia ad avere un sottocoperto importante. Sì, si è voluto dare un cambio un pochino radicale, dal 44 che era eh, sottocoperta un pochino più spartana, si è passati a un 41XL, ma si chiama XL proprio perché è molto grande con due cabine vere comode e il, un bagno comodo, eh, si può considerare quasi una barca anche per una crociera di, di, insomma, di qualche giorno. Lì, anche lì hanno fatto scuola con, quella, con quel, quel cambiamento, cioè tutto l'artop viene praticamente appoggiato, viene fissato direttamente alle murate, quindi la murata sale e non c'è più come in questo caso, ecco qua è ancora la diciamo lo stile precedente esattamente, pur essendo solidissimo perché è tutto in acciaio e vetro resina sul 41 si è scelto di mettere questo T-top a tutto baglio dà... importanti che vanno sulla murata esatto, che dà un'ampiezza eh, esagerata veramente al, a, tutta la, a tutta la parte della coperta. Noi mentre parliamo ce l'abbiamo di fronte, abbiamo sì. la prua che ci guarda, meno male che è fermo, ormeggiato, perché fa anche una certa impressione, è una prua importante, una barca che comincia ad avere anche una dimensione importante, ecco lì non manca certo lo spazio sotto coperta come dicevamo, ma anche sopra c'è tanto, tanto, tanto spazio. Beh, ma questo devo dire che è una caratteristica di Fiord, lo spazio, lo spazio e la libertà di movimento. Sì, sì, si vogliono barche da usare tutti i giorni, eh, non troppo impegnative, che anche l'armatore singolo può, può pensare di uscire senza marinai, senza persone che, che gli danno una mano, eh, ha tutte le comodità, poi joystick di controllo. Eh, la barca è fatta per essere usata e goduta. L'importante quando si compra una barca è che sia la barca giusta e che ci fa eh, ci fa. Godere il mare è la cosa più bella che, che possiamo fare. e Per i più fortunati, poi si va a salire, si va di là in Casa Princess, vabbè lì una gamma che forse ecco, là comincia a essere una barca molto più importante come dimensione. però avete anche, mi pare che l'entry level è un 50 piedi. L'entry level da adesso è un 40 piedi. Quindi abbiamo il 40 Princess, adesso andiamo a vederlo, ecco un 40 che comincia a essere per tutti, tra virgolette, nel senso che cominciamo presto, si può entrare in Princess. Sì, è un entry level, però molto bella, molto curata come diciamo è da, da, da consuetudine, consuetudine di Princess, a salire, poi c'è il 50, poi c'è il 55, poi ci sono i fly, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. E devo <ride> dire che Princess, al di là del, delle caratteristiche eh, marine proprio della dell'opera viva che è importante, lo sappiamo, da sempre dà soddisfazione, però ecco lì il concetto è più barca che diventa anche seconda casa al mare, perché davvero sono barche importanti, concepite, mentre questa forse è più la barca giusta per uscire la giornata, rientrare, è molto più pratica. Quindi avete scelto queste due linee diverse tra di loro? Certo, completamente diverse per armatori che cercano qualcosa di diverso. Princess, come dici tu, è una barca da crociera, una barca da Una, famiglia, villetta sul mare. una, una, villa, una villa sul mare. E questa qui è una barca che si presta all'uscita giornaliera. Un divertimento, si fa in fretta uscire, in fretta rientrare, l'ormeggio, anche, anche la pulizia della barca che spesso è una cosa impegnativa. Qui è molto semplice, avendo tutto su un piano, non hai bisogno di arrampicarti e di, di fare acrobazie per pulire. Questo pozzetto che vedete è quello del 38. Beh, qua col tavolo che si abbassa abbiamo i, i, gli schienali reclinabili, diventa un prendisole immenso. Un prendisole enorme, un prendisole per 4-5 persone comodissime. Una plancia di poppa bella, fruibile e un prendisole a prua, chiaramente tendalini parasole, prua e poppa e cosa dire. E volendo con quattro portacanne ragazzi abbiamo un fisherman <ride> che qua, io già me ne immagino perché io da lunedì sarò giù a pescare per il mondiale di pesca al tonno. Beh, Cosa gli manca una barca così, solo quattro portacanne. Ah certo, io vi seguo sempre, mi piace tantissimo la pesca e qui devo dire che potrebbe è quasi diventare, potrebbe diventare sì una barca cioè, molto l'unica cosa che pesca. dispiace, insomma, immaginare tutto quello che io vedo nella pesca che loro magari a volte ecco, sardine qua, sardine, beh, questa è una barca che No, però con le giuste puliamo. maniere, ecco dopo la puliamo, <ride> <ride> dopo puliamo sicuramente, perché insomma è molto prestigiosa, molto importante, certo. ecco, tapesterie davvero curate in ogni dettaglio per essere appunto, ricordiamo, l'entry level, però effettivamente con quattro accorgimenti questo è un fisherman con, eh, con le 5 stelle secondo ah, me. Eventualmente si può avere anche tutta libera. Ah, ecco, questo, sono moduli che possono anche non esistere, quindi pozzetto libero per poi sì, lì. Enorme da divertimento, i pescatori sono sicuro che sì, <ride> avrebbero sì, una barca certo, con la B maiuscola. Certo. E allora io ringrazio Andrea per la disponibilità, sì, ci certo. vedremo tra dieci giorni nel Salone di casa, lì avremo modo di vedere anche qualcosa di più. Ecco sì. qua siamo all'Olio Tempest, vabbè due parole spendere ma è sempre una soddisfazione essere qua. Sì, è sempre bello anche se noi puntiamo, tu sai che noi puntiamo sempre sul nostro salone di casa, per noi Genova è Genova e Siamo qua perché chiaramente, come importatori italiani, ci dobbiamo essere. Ma venite a Genova perché è il nostro salone ed è giusto eh, partecipare. E allora, dal 22 al 27 settembre, salone nautico internazionale di Genova, non mancate. Ci sarà ovviamente Andrea con tutta la famiglia Cisana. Ci sarà tutta la buona parte della gamba Princess, tutta no? Ma buona parte e buona parte di quello che oggi è Fjord. Ciao, ragazzi. A presto. Ciao. A lifestyle made in Italy with passion and elegance, but elegance is not enough. Ghana Marine, special boat for special people. SPX, The New Generation Rib. Salone Nautico Internazionale di Genova, siamo in casa Trimarchi, beh qua ci ha colpito subito questa autovettura che in realtà è una barca perché sotto c'è la carena, eh, molte persone in questi giorni si sono fatte foto, eh, intanto sono qua a Andrea Trimarchi, ecco qua Ciao. una giostra praticamente che ha attirato l'attenzione di molti che incuriositi si avvicinavano e poi scoprivano che eccolo qua è una barca. È una barca a tutti gli effetti, naviga anche molto bene. Però lasciamo stare la navigazione, è, una, è stata un'idea eccezionale è una di, di due ragazzi del napoletano eh, che mi hanno detto sai Andrea abbiamo questa idea, abbiamo avuto questa idea che ne dici tu, gli ho detto io se la fate entro un, da, un, un po' di giorni io vi porto a canne a Genova. Beh, non se lo sono fatto dire due volte, hanno messo in opera questa... Questa fantastica idea che possono, può venire solo ai napoletani, sono i geni del mondo. Ma non come hanno fatto? Cioè, sembra proprio presa. Eh, niente, che hanno fatto? Sempre? Hanno preso una 500 in uno sfascio. Una una 500... Ah, quindi è proprio una macchina eh, presa. Eh, solo a loro, ragazzi, che vi devo dire, hanno le idee migliori del mondo. Hanno preso una 500 e l'hanno poggiato su una barca. L'hanno messo in acqua, l'hanno provata, naviga a 24 nodi con un 40-60, rivelazione a Cannes, rivelazione a Genova, e ha, fatto il giro del mondo, ha fatto il giro del mondo, mi arrivano eh, da, su Instagram eh, video di, in America, in Giappone, in Cina, cioè roba, roba fantastica. Dai. E, devo dire. e questo era per aprire questo servizio perché beh, tutti qua si sono fermati. Poi dopo ovviamente ha portato anche quelle che sono le tradizionali barche e c'è anche una vita in acqua che è un gommone particolare. Beh, una carrellata veloce su quello che hai portato eh, per dare soddisfazione a tutta questa gente che devo dire davvero tante oggi l'ultimo giorno, ma veramente ci hanno invaso. Ci hanno invaso, mi hanno fatto felice, davvero felice perché... Mi hanno riempito di complimenti soprattutto per la Dalet 850 che è il, al momento è l'ammiraglia dell'azienda e mi sono piaciute tutte anche le altre barche, le altre sono diciamo, già un pilastro della mia azienda. Mentre la Dalet ancora è ancora il secondo anno di presentazione a Genova, l'ho migliorata nel, in alcuni dettagli, in alcune rifiniture, ho aggiunto qualche cosa Bene, promossa, 110 e lode, eh, ha preso proprio una laurea perché è stata ammirata, è stata apprezzata e da chi è stata acquistata eh, sono arrivati tantissimi complimenti, in, sotto tutto i punti di vista, navigazione e, e comfort. Beh, là mi sono superato, veramente. E se non ci credete, vi aspetto per le prove in acqua. E come ha accennato il mio caro amico Francesco, ho presentato quest'anno a Genova una novità, un gommone 9 metri con portata di 22 persone. Ottimo per i noleggi, ottimo e comodo per i noleggiatori. E ampio divano. Andiamo di a cura. vederlo, lo andiamo a vedere, eh, andiamo a vedere, vi aspetto. E allora facciamo così: adesso io passo il microfono ad Andrea che ci spiega e ci fa vedere quello che è la novità portata da Trimarchi qua al Salonautico di Genova. Allora, Andrea, io ti do il microfono e facci vedere e spiegaci un po' come è stato concepito questo gommone che devo dire è molto bello e molto accattivante con questi due Suzuki 200 ok grazie Francesco eh, in due parole semplici eh, prendisole di prua grandissimo salpanco elettrico nascosto, non a vista bagno nella console, un piccolo spogliatoio con bagno nella console cucinino e lavello sotto la seduta qui a poppa una dinette per alloggiare, per far sedere 8 persone, 6 persone per poter mangiare, un ampio tendalino che copre la, tutta la parte del prendisole di poppa qualora appunto volete mangiare e delle plancette di poppa comode che con, già con due motorizzazioni trovare delle pancette di, di poppa così comode e non, è, non è facile. Bene. Ve l'ho spiegato in due parole, ma credetemi è stato essenziale avervi spiegato queste, queste cose perché sono l'essenziale per avere il massimo dei comfort a mare. Questo, prendi sole di net, prendi sole di prua e bagnetto. E allora per chiudere la Casa Trimarchi, beh non potevamo non mostrarvi quello che è un po' l'entry level di Casa Trimarchi, il 57 Sport, una barca... Per tutti, una barca che con un 40 dà tantissima soddisfazione, Andrea. Questo so che per voi è davvero un cavallo di battaglia, perché molte persone contro i marchi iniziano ad andare per mare. Beh, caro Francesco, iniziano molte persone. Bah, ehm, il prodotto di punta del mio cantiere è sempre stata questa barca. Cavallo i numeri. Italia, e soprattutto oh, grandi, i, miei, i clienti più importanti di, questo, di questa imbarcazione sono i noleggiatori. I noleggiatori hanno scelto e premiato questo prodotto negli anni: da quando l'ho costruita ad oggi, l'80% dei miei clienti sono i noleggiatori. Quindi, che significa? I noleggiatori acquistano la barca perché sono sicuri di trovare un'imbarcazione con fiancate alte, interne, quindi fiancate sia esterne che interne alte, quindi sicurezza a bordo per i bambini e anche per chi, per, per chi sta a bordo, molto alta davanti. Eh, difficilmente va a intuzzare con, contro le onde o addirittura... Una provata non la facciamo? Non la facciamo. Testata da, dai noleggiatori. Quando vendono queste imbarcazioni i noleggiatori salgono a bordo e fanno proprio questa prova tecnica che per loro è l'ABC della sicurezza. Bene, prova altamente superata. Eh... Niente, e poi sono anche belle perché poi si, si presenta bene no? nella, nella sua semplicità perché è un entry level in primis per me i prodotti i trimarchi io cerco sempre di abbellirli nella loro, nel, questa, nel vediamo questa, questa tapezzeria bicolor Insomma, per essere una barca semplice, una barca per tutti, c'è tanto lavoro. Per me è importante la bellezza, perché quello che coglie prima l'occhio la, la gente, è la bellezza. E poi gli spiego tutto il resto e, e prima ancora glielo faccio anche testare. Li porto a mare, gliele faccio provare le barche. A tutti i miei clienti nuovi, la prima cosa che dico prima di comprarla ve la voglio fare provare. Ho il piacere di guardarvi in faccia per, per, perché le vostre sensazioni sono il primo complimento, il vero complimento per cui io vado con il quale io mi nutro per andare avanti. E questo è l'entusiasmo e la grande passione che Andrea mette sempre in tutto quello che fa, da quando ha iniziato a costruire le sue barche a quando decide poi di rappresentare barche o gommoni prodotti da, da altre realtà che però lui... Sceglie con davvero molta attenzione perché ci tieni che questo logo che hai sulla camicia è una garanzia per tutti quelli che si sono avvicinati Grazie. fino ad oggi all'acquisto di una barca o di un gommone con Andrea e ovviamente questo ti è riconosciuto da tutta questa platea, tanta gente, abbiamo visto in questi giorni io sono riuscito sì e no a salutarlo perché era... Praticamente l'hanno sequestrato, e eri sotto sequestro, non ti facevano neanche fare un caffè. Piacevalmente sotto sequestro. Il caffè è il minimo, non facevano fare altro. Va bene, grazie Francesco. Andrea, noi ci vediamo sicuramente nelle prossime occasioni. E chissà che magari qualche volta saremo a bordo proprio di questa 57 a, a divertirci, a fare una giornata come se fosse una, una famiglia o comunque degli amici che hanno noleggiato questa, perché questa è una barca da provare, come dice Andrea, e lo faremo proprio con lui. Ci faremo una bella giornata. Scegli, scegli tu dove? Volentieri. No, tanto abbiamo 7000 e km dove? di costa. Sono Siciliano e sono il punto più vicino alle isole olio Quindi fai te dove allora, vuoi andare. ragazzi ragazzi, okay. pari <ride> Ciao, Andrea. Okay, ciao, Francesco. Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Calcola il costo della tua manutenzione online. Approfitta della promozione Winter Care, hai diritto al 15% di sconto su tutti i ricambi utilizzati e con un solo euro in più avrai diritto a un rimessaggio da numero 1. Manutenzione Chiara Suzuki, a portata di click. Suzuki. <susurre>